periodo in bocca al lupo a Primo Maragliulo, benvenuto nella famiglia Virtus, che sono sicuro che porterà un po' di serenità a tutto l'ambiente. Oggi quello che chiedo io a Lanciano, a tutti voi, un po' di serenità. Ho chiesto a Primo una squadra che giochi a calcio, che si diverta e che faccia divertire di conseguenza la gente e tutti i tifosi della Virtus Lanciano. Questo è quello che chiedo. Poi a giugno tireremo le somme, vedremo quello che siamo riusciti a fare. È un grande piacere, però non posso fare a meno di pensare che qui ci poteva essere seduto un carissimo amico. E sempre senza essere ipocriti, è chiaro che devo dire che sono felicissimo e onorato di questo investimento che la società ha fatto su di me. È un'occasione per me a livello personale chiaramente importantissima. Pensavo a 55 anni di aver smesso di sognare e invece mi ritrovo sinceramente in una cosa che mi sembra più grande di me, dove però la prendo di petto con il massimo impegno che posso metterci per far sì di far contenta non solo la società, ma vi ribadisco, io sono assolutamente convinto che se le cose dovessero andare bene faremo contenti anche coloro che sono andati via. A volte bisogna saper rischiare, nella vita tutte le cose non sono semplici, forse anzi quelle non semplici sicuramente sono le più belle se poi si riesce a risolvere la situazione. E per assurdo uno potrebbe anche dire non rischio niente, tanto le cose come vanno, invece assolutamente no, io mi sento comunque la responsabilità di poter fare qualcosa e se la società mi ha dato questo obiettivo è perché credono anche in me. Il primo giorno quando io sono entrato nello spogliatoio ho chiesto chiaramente ai ragazzi che secondo me per poter uscire diciamo da questa crisi o da questo momento la prima cosa da fare è di azzerare assolutamente tutto quello che è stato fatto e non per voler non dare merito a chi c'era prima, ma visto che si veniva da una sconfitta col Trapani è veramente molto molto brutta, credo che ci sia assolutamente bisogno di questo, ricreare assolutamente un po' di entusiasmo. Poi nessuno c'ha la bacchetta magica, però credo che questa cosa sia imprescindibile. Invece sto cercando sinceramente semplicemente di dare un po' di coraggio ai ragazzi che sicuramente lo hanno fatto anche precedentemente, però probabilmente l'aspetto mentale non ha permesso poi di ottenere determinati risultati. Abbiamo sicuramente una squadra, anzi per il fatto che sono arrivati tanti altri giovani, una squadra di buona qualità. Però vi chiedo scusa se vi ribadisco alcuni concetti, perché noi potremmo avere tutte le qualità di questo mondo, però se poi si va in campo e non ci si mette tutto il resto, voi sapete meglio di me che diventa difficile. Se invece alle qualità uniamo anche un po' di rabbia, tanta convinzione e anche, come diceva il direttore, ribadisco, serenità, penso che possiamo fare buone cose.